nuovamente scatenata sui social network. La donna, protagonista del Trono a Over di Uomini e Donne, ha perso la pazienza per alcune affermazioni da parte dei suoi follower. Nella giornata di ieri, lunedì 14 settembre, ha comunicato a tutti di essere stata vittima di un gesto vandalico. Infatti, qualcuno ha attaccato una gomma da masticare sulla sua auto. Ma molti suoi seguaci hanno risposto che la sua reazione è stata abbastanza esagerata e clamorosa. Stufa di leggere queste tipologie di commenti, ha voluto dare vita ad alcune Instagram stories nelle quali si è scagliata contro questi hater. Nonostante tanti pensino che una gomma da masticare attaccata ad una vettura sia un atto non gravissimo, lei è del parere opposto ed ha detto che queste cose non dovrebbero invece succedere. Le sue parole non hanno bisogno di interpretazioni, il nervosismo c'è e come questo attacco nei suoi confronti non riesce proprio a digerirlo. Continua dopo la foto, ecco cosa ha dichiarato la dama del dating show di Maria De Filippi, rimango sconvolta da alcuni messaggi. Mi avete scritto che danno può apportare una gomma attaccata ad una macchina. Ma dove vivete? Non si fa. Vi sembra normale? Questo insegnate ai vostri figli. Voi non state bene. Ma non è terminato qui il suo intervento. Pamela ha infatti rincarato la dose, sfogandosi ulteriormente sempre sul popolare social network. E chissà come l'avranno presa i contestatori. Continua dopo la foto, ecco cosa ha aggiunto l'ex fidanzata di Enzo Capo, voglio dire un'altra cosa. Questi sono atti vandalici, forse qualcuno continuerà a sminuire questo gesto. Sminuite perché non è la vostra automobile. Dunque, è totalmente in disaccordo con coloro che vogliono minimizzare l'episodio. Intanto, ieri Maria De Filippi ha detto in puntata che si parlerà di lei e della storia con Enzo Capo soltanto quando la Barretta tornerà in studio. Ed ha nuovamente invitato la dama. Continua dopo la foto, recentemente ha dichiarato che farebbe davvero di tutto per amore della verità ed è passata all'attacco del suo ex. Attraverso la condivisione di una storia in cui ha accusato Enzo di mentire, al punto da avere un piano con cui raggirare tutti, lei compresa ovviamente. La risposta a distanza da parte di Enzo arriva dopo qualche ora. Il suo non sembra che essere un modo per dare le spalle al passato e tornare a essere felice.